di viaggio proprio per la nostra scelta di responsabilità di seguire finalmente le vie della scienza ci hanno lasciato queste perdite però attenzione ci consentono adesso chiarezza di percorso e coerenza di azione che è quello di cui avevamo bisogno questo però non cambia la nostra tendenza e capacità di ascolto nei confronti delle voci fuori dal coro, delle voci di protesta, purché pacifiche, purché non violente. Noi siamo quelli che certo non esultano per gli idranti a Trieste. Non semplifichiamo dicendo che ogni cosa sta andando bene. Io dico, il nostro motto deve essere meno passi nei saloni di marmo dei palazzi e più orecchie che appoggiamo costantemente sulla terra. Per